Buongiorno! Oggi ci troviamo alla Foce, all'antica osteria del Porto, per delle chicche su misura della location. Seguitemi! Ci troviamo all'esterno, nel Wine Garden, per gustare dei fantastici aperitivi con una fantastica vista lago. Quando vi dicevo su misura è perché pensiamo anche al look per presentarci qui. Possiamo fare un aperitivo del mezzogiorno o comunque anche della sera in questo garden meraviglioso, senza grandi sfarzi, un abitino sicuramente estivo, tessuti leggeri e anche un bel sandalo o una bella zeppa comodamente qui in riva al lago. Eccomi, mi sono spostata dalla zona garden dove ho gustato un fantastico aperitivo e mi sono messa qui per la pausa pranzo dove sto aspettando dei clienti. Guardate in che fantastica location. Qui un abbigliamento, magari un blazerino per il mezzogiorno perché la temperatura rimane un po' frizzantina essendoci queste piante meravigliose. Come potete vedere la location si presta veramente a tutto, dall'aperitivo al pranzo di lavoro, ma soprattutto a una bella serata tête à tête. Ci porterò sicuramente mio marito e voi venite in compagnia. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra bellissima visita in questa location fantastica. Chi vuole visitare sul sito può andare su anticaosteriadelporto.ch. Mi raccomando, venite a visitare questo posto e la cucina è dir poco fantastica, anzi direi semplicemente unica. Un saluto a tutti, sono Domenico, lo chef dell'antico stile del Porto Lugano e oggi vi andiamo a presentare un piatto tipicamente estivo. Allora, questo è un piatto che incontra un po' tutte le esigenze di questa culinaria di oggi. Questa è una quinoa bianca condita con delle verdurine lesse ed è gluten free. Noi andiamo a preparare questo piatto che è una quinoa con olio di sesamo. Ecco qua, un goccio di soia, non andiamo a mettere sale e pepe perché è una soia già salata, condiamo e andiamo avanti. Poi andremo a chiudere il piatto con un'insalatina di asparagi, finocchi, gamberi e yogurt. Poi possiamo scegliere se renderla vegana, senza lo yogurt, senza i gamberi, o tenerlo con qualche formaggio o lasciarlo vegetariano, in modo tale da poter un po' decidere insieme con chi siamo a tavola cosa mangiare. Ecco, questo è il nostro piatto finito. Abbiamo quindi una quinoa gluten free con gamberi scottati, salsa allo yogurt, insalatina di asparagi, sesamo e olio di sesamo. Un piatto veramente estivo, godibile, buono, fresco. Un saluto a tutti e quindi vi aspetto alla prossima ricetta.